Camminare in una fredda e solare giornata di febbraio, l'aria tersa, pungente, il silenzio dei boschi, la neve, questi sono per me gli ingredienti ideali per trascorrere una giornata tranquilla e rilassante. Una giornata però destinata a cambiare ritmo, quando scorsi in lontananza una cosa inusuale da queste parti, una sedetta trainata dai cani. Nelle vicinanze, infatti, era stato allestito il campo di gara dei campionati europei di sled dog, uno sport particolare, affascinante e poco conosciuto. Lo sled dog, termine inglese che significa slitta trainata dei cani, ha le sue origini nei paesi artici, dove da tempi immemorabili costituiva l'unico mezzo di trasporto usato dalle popolazioni e tribù dei territori nordici, per coprire le immense lande ghiacciate di quei luoghi, al fine di raggiungere le zone di caccia. Oggi tali mezzi di trasporto, anche se ancora utilizzati, sono stati soppiantati dalle moderne motoslitte, ma il fascino della slitta trainata dai cani è rimasto, in quanto in esso l'ancestrale legame uomo-cane si esplica nel modo più profondo e completo. Fermo i preparativi per la partenza, e la tensione è palpabile nell'aria. Il musher, cioè il conduttore della slitta, controlla che le corde di traino e gli attacchi siano in perfetto ordine, onde evitare che eventuali incidenti durante il percorso possano arrecare dei danni soprattutto all'integrità fisica dei cani. Sono infatti questi ultimi i componenti più importanti del team e vengono curati e accuditi con amorosa professionalità. Oltre a ciò, anche l'alimentazione di questi animali è di primaria importanza e prima della gara viene loro somministrata una bevanda tiepida con delle crocchette energetiche che consentiranno ai cani di sopportare al meglio la fatica di una corsa che per certe categorie può arrivare fino a 40 km. Ed eccoci alla bardatura dei cani. Agli stessi vengono applicate delle imbragature speciali che fasciando il loro corpo consentiranno una migliore e uniforme distribuzione del peso di traino. Infine, alle zampe vengono messi degli stivaletti impermeabili, onde evitare che i polpastrelli si feriscano sui tratti ghiacciati del percorso. Come si vede, la salvaguardia della salute del cane viene prima di tutto in queste manifestazioni sportive, dove nulla può essere lasciato al caso. E finalmente è arrivato il momento tanto atteso dagli equipaggi, l'inizio della gara. In questa competizione, svoltasi sulla piana di Fusine vicino a Tarvisio, hanno partecipato ben 170 equipaggi, in rappresentanza di 16 nazioni. Se prima la tensione era palpabile nell'aria, ora una vera e propria frenesia attanaglia ogni muta. I cani sono agitatissimi, abbaiano nervosamente sulla linea di partenza, con i muscoli tesi come molle, pronti a scattare per lanciarsi in una corsa gioiosa e sfrenata. Per un secco comando del musher, rivolto al cane leader della muta, l'intero team, che può essere composto da 6 fino a 14 cani, parte raggiungendo in breve la massima velocità.
Al pomeriggio inoltrato la gara è finita. I cani vengono asciugati e liberati dalle imbragature. Poi tutti disciplinatamente in fila, attendendo pazientemente il proprio turno per ricevere la meritata e abbondante cena. E qualcuno, forse più stanco o più viziato degli altri, riceve un trattamento particolare. Ancora qualche vivace scambio di tenerezze, e poi tutti a cuccia, in ampi box cosparsi di paglia asciutta. Stanchi, ma felici, e con negli occhi ancora quella lunga pista percorsa per di fiato assieme al loro inseparabile compagno, i cani si riposano, impazienti però che arrivi un nuovo giorno per correre ancora.